Ehi, aspetta Alice, non correre. Forza, vieni. Scusami se te lo chiedo, ma a quest'ora non dovevamo già essere in classe. Non ti preoccupare, ti devo mostrare una cosa veramente speciale. Non te ne pentirai. Va bene. Spero solo che la professoressa Long non si arrabbi con me. Anche se si dovesse arrabbiare, stai tranquilla, le parlerò io. Va bene, allora siamo arrivate, è da un sacco di tempo che stiamo camminando. Ce l'abbiamo fatta, è dietro l'angolo. Vieni. Ok. Allora, che cosa volevi mostrarmi? Ti avevo promesso che prima o poi ti avrei mostrato come mi so ingrandire. Ferma? Che vuoi fare? Ragazzi, la lezione di oggi sarà un po' diversa. Invece di studiare le note, studieremo la storia della musica. Spero che sarete pronti. Pronti a dormire, forse? Shh, operetta, sto cercando di prendere appunti. Che strano. Draculaura non è mai in ritardo e non si è proprio presentata a scuola. Mi dovrei preoccupare? Spectra? Si sente solo la tua voce. Cerca di riflettere. A bassa voce, grazie. Claudine, sono troppo felice. Con i soldi che ieri ci ha dato Apple, sono riuscita a comprare il mio vestito preferito. Pensa che lo stavo osservando nel negozio da giorni. Ah, sì. Claudine, non ti vedo molto esaltata di questa cosa. Non ti ricordi che anche tu hai speso una fortuna per quella borsa? Sì, certo, è tutto molto bello, ma mi sembra che sto facendo una cosa un po' ingiusta. Questi soldi non sono nostri. Li stiamo prendendo da una ragazza che un anno fa ha ucciso delle nostre compagne. Non pensi che siamo un po' egoiste? Sarà, ma io non voglio rinunciare a tutti questi vestiti per una questione morale. Mi spiego? Da, mai una gioia. Mi gira la testa, mi sento così strana. L'ultima volta che sono stata così è successo che... Oh no, 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 non si ris, non pensarci. Non succederà mai più, tranquilla, è solo una tua impressione. Aspetta un attimo, è così strano che di punto in bianco mi comincio a sentire male. Ah! Deve essere stato quel drink. Apple, Alice. Che cosa? Devo subito andare a cercarla. Cerise, ma dove vai? Oggi è proprio strana. Già, l'ho notato anch'io. Comunque, Abby, per caso hai visto da qualche parte Draculaura? Mi sembra strano. Lei non salta mai un giorno di scuola. Già, non è proprio da lei. Ultimamente era sempre in compagnia di Alice. Magari potresti chiedere a lei, può darsi che l'ha vista. È questo il punto. Anche Alice oggi non è venuta a scuola. Coincidenze? Io non credo. Staresti dicendo che... Secondo me quella ragazza nasconde qualcosa, ma non ti preoccupare. Io ho accesso a tutti gli archivi elettronici di questo mondo. Posso ricavare delle informazioni su di lei in un batter d'occhio. Ah, vorrà dire che dovrò essere un hacker per il resto della mia vita. Buona fortuna. Hai capito? L'edizione limitata. Non me l'aspettavo proprio. Wow, allora Apple White è veramente una santa. E pensare che,
Siristra, Culaura ed Epi non si fidano di lei. Ma come fanno? Io penso che sia veramente cambiata. Voglio dire, mi ha trattato con così tanta gentilezza, come se io fossi una ragazza, come dire, non una nullità? Esatto. Quelle due sono proprio cotte a puntino. Dov'è Alice? Dov'è Alice? Che cosa c'è? Calmati, dici pure a me. Ho bisogno di parlare con Alice. Mi dispiace, ma oggi non è a scuola, come puoi ben vedere. Accidenti. Devi aver messo qualcosa di strano nel mio drink. Mi sento malissimo. Descrivi i tuoi sintomi. Mi gira la testa. Mi sento come se potessi perdere il controllo da un momento all'altro. Oh no, non ci tengo proprio a vedere il tuo lato da lupo. E tu questo come lo fai a sapere? Ma per favore, Cerise. Io so tutti i vostri segreti e non penso di essere l'unica. Non sei mai stata brava a nascondere la tua parte selvaggia. E poi non c'è motivo di nasconderla. È quello che sei. Non puoi scappare da tutto ciò. Basta. Per favore, stai zitta. Peggiori solo la situazione. Stavo dicendo che... Sei solo un lupo rabbioso, proprio come tuo padre. Smettila. Non parlare così della mia famiglia, non te lo permetto. Dai la colpa a me, ma in realtà sei tu quella che sta fuori di testa. In realtà sei solo un maledettissimo mostro. Non sai controllarti. Che cosa sta succedendo? Cerise? Spostatevi tutti, prova ad elettrificarla. Grazie, Frankie, ti devo la vita. E un altro po' di soldi. Frankie, stavo per essere ferita da quel mostro. Io non ho proprio detto niente, ha fatto tutto lei. L'avete vista, no? Si è scaraventata su di me come un animale feroce. Non sono al sicuro neanche nella mia stessa scuola. Qualcuno mi può spiegare che cosa è successo qui? Guardi, professoressa, non voglio neanche parlarne, sono ancora troppo scossa. Allora, qualcuno mi vuole spiegare perché la signorina Cerise è a terra? Avanti. Cerise Wood l'ha attaccata. Cosa? Ma non è vero! Vuoi negare l'evidenza, Abby? Devo dare ragione a Frankie. Stavolta, anche se Cerise è mia amica, devo dire che ha proprio esagerato. E essendo io un lupo, so come ci si sente a perdere il controllo. Ma Cerise ha cominciato a ferirla, a graffiarla. Per un momento ho pensato che Apple non ne sarebbe uscita viva se solo Frankie non l'avesse aiutata. Quello che dicono Frankie e Claudine, lo confermate? Beh, professoressa, effettivamente è andata così. Cos'è successo? Oh no, le ferite si sono aperte. Beh, guardando la situazione, mi sembra ovvio che Cerise Wood è colpevole. Venite tutte e due nel mio ufficio. Non è come sembra. Sono stata ingannata. La violenza non è mai giustificata. Questo me l'avevi detto tu. Non è vero? Grazie, prof, di avermi fatto sedere sulla vostra poltrona. L'apprezzo molto. Non c'è di che.
Ad ogni modo, sono qui per parlare di una cosa molto importante. Ho notato che voi due non andate proprio d'accordo, in nessun modo. Quindi dovrò accertarmi che sarete in corsi diversi e che comunque non vi frequentiate proprio. Per quanto riguarda te, Cerise, la tua condotta mi sta portando a considerare l'idea di farti abbandonare per sempre l'Accademia. Ma cosa? Lei non può fare una cosa del genere? Io posso fare quello che voglio, dal momento in cui sono la preside nonché insegnante di questa scuola. Quindi, questo è l'ultimo avvertimento. Un altro passo falso e sarei sicuramente espulsa dalla Legends Academy. Per quanto riguarda te, Apple, rispetto all'anno scorso stai facendo molti progressi, ma cerca di non cacciarti nei guai. E entrambe andatevi a fare una doccia e pulitevi da dosso quel sangue. Mi rivolta lo stomaco. Mi raccomando, tenete bene a mente quello che ho detto. Sei contenta? Prima mi fai uscire fuori dai gangheri, poi la colpa ricade su di me e adesso potrei essere anche espulsa. Spero che sarai felice dei tuoi piani malvagi. Ma quale piano? Guarda che ti sei scavata la fossa da sola. Io non ho fatto altro che passarti la pala. Forse ha ragione. Il problema è il mio. Sono io quella che non riesce a controllarsi. Quando finirà questo incubo? Perché non posso essere come tutti gli altri? Già, spesso me lo chiedo anch'io. È brutto, sentirsi incompresi, sentirsi lontani dal mondo, lontani da tutti. Adesso capisci come ci si sente, no? Perché mi dici queste cose? Tu mi odi. Beh, sarà anche vero questo, ma abbiamo un qualcosa in comune, un destino indissolubile che ci lega, per quanto vogliamo stare separate. Sai, Cerise, in un altro universo saremmo potute essere buone amiche, lo dico dal cuore. Ma guarda un po', giusto in tempo. Meno male che sei qui, così posso complimentarmi con te di quanto era buono quel drink che mi hai dato, Alice. Sono contenta che ti sia piaciuto. Non so ancora bene quali siano le tue intenzioni, ma ti tengo d'occhio, sappilo. Va bene? Cosa hai in mente? Cerise, meno male ti ho trovato. Ti devo dire una cosa veramente importantissima. Di che cosa si tratta? Draculaura è scomparsa.